Potremmo dire che c'è oggi su scala europea una grande questione meridionale. Recentemente l'economista Vladimiro Jacquet ha parlato di Anschluss, di annessione, dicendo che, semplifico il discorso, che l'Unione Europea ha compiuto una sorta di annessione analoga a quella compiuta dalla Germania Ovest ai danni della Germania Est dopo la riunificazione. Così oggi, dice Jacquet, la Germania, l'Europa del Nord ha annesso con violenza economica le aree europee del Sud. A me piace con Gramsci parlare di questione meridionale. Nei Quaderni del carcere Gramsci dice che l'Italia storicamente si fonda su una questione meridionale irrisolta, che è quella per cui il Nord ha colonizzato, diciamo così, il Sud, privandolo delle sue ricchezze, sfruttandolo come una piovra, dice Gramsci, e poi non solo ha compiuto quest'opera già di per sé riprovevole, ma ha addirittura accusato il Sud di arretratezza storica, di tendenza all'essere pigri e così via. Cioè ha cercato di vedere le condizioni, di proiettare sul piano soggettivo le condizioni che invece erano oggettive ed economiche. Ecco, questo è un aspetto interessante per capire come oggi effettivamente l'Europa si regga su una questione meridionale irrisolta, per cui il nord, la Germania, sta di fatto sfruttando in maniera esecrabile i paesi dell'area mediterranea e in più li accusa di essere pigri e sfaccendati, con un razzismo nemmeno troppo velato. Quello che dicono dei greci, che in realtà poi se uno va a controllare i dati si scopre che in Grecia lavorano più che in Germania, vanno in pensione più tardi che in Germania, hanno meno vacanze che in Germania, ma questo sarebbe un discorso piuttosto lungo. Questo per dire appunto quello che già sapeva Dante quando nel Convivio diceva che molte volte al piagato si suole anche attribuire la responsabilità delle sue sofferenze, che invece non dipendono da lui. Ecco, questo è lo scenario. C'è anche un razzismo di fondo molto fastidioso, quale emerge da certi atteggiamenti, soprattutto della Germania, contro popoli come quello greco. Per cui è una questione.